È ormai addirittura d'arrivo la causa di beatificazione di Suor Semplice Maria Berardi, meglio conosciuta come Zimonica. Maria Domenica nacque a Castrovillari nel 1873, la madre Agnese Filomia Casalinga e il padre Giorgio Berardi Sarto. L'8 dicembre del 1892, nella chiesa della Santissima Trinità di Castrovillari, gremita di parenti, amici, cittadini comuni, Maria Domenica prese i voti con il dolce nome di Suor Semplice. Divenne subito punto di riferimento continuo per molti, persone umili e povere, ma anche gente colta e alti prelati che si recavano da lei per chiedere consigli ed ascoltare la sua saggia parola. Con il trascorrere degli anni, anche a motivo dei continui martiri, Zimonica si ammalò gravemente. Il 23 marzo 1953 morì. È vivo ancora oggi il ricordo di Suor Semplice e numerose sono le testimonianze di grazie ricevute per sua intercessione da fedeli e devoti anche dopo la sua compianta morte. Suor Semplice ha lasciato la sua casa come un angolo di paradiso, la sua dimora accoglie ancora oggi visitatori e devoti. Nel 2000 è nata l'associazione Suor Semplice Maria Berardi con l'intento di svolgere un impegno mirato al recupero storico, religioso e sociale della sua eccezionale testimonianza. Il processo di canonizzazione è iniziato nel 2009. Il 18 aprile 2016 vennero traslate le sue spoglie dal cimitero di Castrovillari alla chiesa di San Francesco di Paola. La sua tomba è collocata nello spazio sottostante il quadro che raffigura Santa Chiara d'Assisi. Il 23 marzo, anniversario della sua morte, si chiuderà il processo di beatificazione e canonizzazione della serva di Dio.